per credere in Dio. Anche la nostra generazione, purtroppo, non è lontana da quella ricerca. Tutti cerchiamo certezze che possano rassicurarci sulla via della salvezza. Il segno che Gesù ci dona nel Vangelo di oggi è il segno di Giona. Chi era Giona? Era un profeta fuggitivo che, non volendo adempiere alle sue responsabilità e a fare ciò che Dio gli chiedeva, decise di scappare lontano dallo sguardo di Dio. Fuggì così lontano da arrivare nel ventre di un grosso pesce. Ma anche lì il Signore lo vide e lo chiamò ancora una volta alla conversione. Giona ha dovuto spendere 3 giorni e 3 notti dentro una balena per capire che la sua felicità era compiere la volontà di Dio. Uscito dal buio, si recò a Ninive e proclamò la parola di Dio così come il Signore gli aveva chiesto inizialmente. Come Giona ha dovuto passare 3 giorni e 3 notti nel buio della pancia del pesce, così anche Gesù dovrà giacere per 3 giorni nel buio di un sepolcro. Ecco qui il segno di Giona. Dopo il buio, la sofferenza, la solitudine, segue la risurrezione e la vita eterna. Il risorto aiuta anche noi a risorgere dal buio del peccato e della morte. La sapienza che le generazioni di tutti i tempi devono cercare è questa: la conversione del cuore. A questa conversione siamo chiamati anche noi, figli della generazione di oggi. Dobbiamo metterci in ricerca della vera sapienza e seguire i passi del nostro Salvatore, che ha dato la sua vita per noi. Preghiamo oggi per chi vive nella superficialità ed evita le vere domande di senso per la propria vita. Queste persone sono quelle che più soffrono per la mancanza della fede in Dio che doni senso alla loro esistenza. E non dimentichiamo di dover vigilare anche sul nostro cuore per non cadere nella superficialità. Qual è il buio più grande che domina il tuo cuore in questo periodo della tua vita? Cosa fai per uscire dai tuoi momenti di buio? Come compi le tue responsabilità?